Recoaro presenta Rinfreschiamoci le idee con Dario Fo e Franca Rame. Scusi, questo è l'ufficio reclami? Sì, l'ufficio reclami, ma non si può. Che cosa non si può? Non si può reclamare. Se lei ha perso un elefante, è stato morsicato da una tigre o ha un leone in un orecchio, non è qui che deve venire a reclamare, ma deve andare al giardino zoologico. Ma che dici? Io sono venuto a reclamare per le scarpe. Ah, per le scarpe, sì, dica. Dico che questi prodotti sono cattivi. Sì, sono cattivi, ma anche lei è cattiva e anche un po' matto. Diamole, sembra bello andare in giro con delle scarpe da donna. Ma che c'entra? Queste sono le scarpe che ho comprato per mia moglie. Ah, per sua moglie, sì, allora sono cattive. Io non so come si possa essere tanto ingenui da comprare simili. Sì, sono stato un ingenuo, dica pure un salame. Sì, un salame, la schiaffeggio anche. E lei è un prosciutto di vitello. Ma che c'entra il vitello? Appunto, non c'entra, qui di vitello non ce n'è. Infatti queste scarpe sono di cartone. Meno male che lei lo riconosce, è un galantuomo. Dica pure un santo. Beh, non esageriamo. Non esageriamo. Sono un diavolaccio. Sbaglio, mi sta prendendo per il naso. Sì, la prendo per il naso, per le orecchie e anche per... Ehi, insomma, basta! Io voglio il rimborso delle 9.000 lire che ho pagato. Gliene farò dare 18.000, guarda. Che succede? Il signore sta reclamando? Sì, reclama moltissimo, per via che sua moglie è cattiva e lo picchia sempre. Ma che c'entra mia moglie? Io voglio un risarcimento. Un risarcimento? Sì, vuol mangiarci tutta la ditta, vuol mangiarci. Col pane e il salame è lui. Ma... Calma, mi vuol far vedere? Queste scarpe hanno una suola di cartone. Di cartone? Oh, ma questo è ottimo cuoio. Ottimo, Efer. Ma si vergogni, lei prima ha riconosciuto che sono una porcheria. Mi ha persino promesso che mi avrebbe rimborsato 18.000 lire. 18.000 lire per un paio di scarpe che ne valgono 9? Dica pure 3. Ah, vede che lo riconosce anche lei, che valgono poco? Poco, pochissimo, quasi niente, sono scarpe da pesca. Da pesca? Sì, le buttiamo sempre nei fiumi per permettere ai poveri pescatori sfortunati di prendere qualche cosa al lago. Presente, lei danneggia l'azienda. Bravo! Stia zitto! Oh, mi scusi tanto. Stiamo calmi, per carità. Rinfreschiamoci le idee. Certo, rinfreschiamoci le idee, ma con che cosa? Già, ma con che cosa? Con Recoaro. I famosi prodotti. Acqua brillante, la bibita per la vita dinamica che stimola, tonifica, ristora. Apprezzata dai fumatori. Si beve ghiacciata con scorza di limone e con i liquori secchi. È un prodotto di alta qualità, come tutte le bibite Recoaro e come l'acqua Lora Decoaro. Frizzante da tavola, non gassata per i bambini e per gli organismi delicati. Leggera, leggerissima. Preferite Recoaro!